Jonathan però non ha microfono. È l'idea stessa del teatro della crudeltà, dunque del teatro degli orrori, no? È l'idea di liberare la parola dalla dittatura della parola scritta, no? Della parola dentro un libro, dentro una pagina, nero su bianco. La liberiamo da questa dittatura, la resuscitiamo all'interno del nostro spettacolo e la facciamo precipitare nella contemporaneità. È un modo per riportare in vita ciò che sembrava morto, che non è mai morto. Io credo che in questo momento in Italia stiamo vivendo un periodo storico di profonda inadeguatezza soprattutto del nostro personale politico, e di fronte alle provocazioni ignoranti del nostro personale politico dobbiamo saper reagire con compostezza ed eleganza. Non si sa mai che ci scambino per dei cani che latrano e abbaiano contro ciò che non conoscono. La Lega, comunque Nord, è il partito più ignorante e più bifolco che si sia conosciuto nella storia dell'Italia repubblicana. Direi che non c'è il minimo dubbio, sono vent'anni che spargono, che seminano discordia nel paese. Nel momento in cui si riesce ad essere dove si è, credo che sia già una buona ricompensa per la fatica che si è fatta per arrivare dove si è. Sì, lo sono d'accordo anch'io. Non ci aspettiamo di diventare ricchi con la nostra musica, ci aspettiamo che venga ascoltata, che possa circolare, che si possano, che possiamo continuare a dire le nostre idee con chiarezza, magari con un po' di tensione poetica, ecco, ci aspettiamo questo, dei soldi non ce ne frega niente perché siamo già ricchissimi, ricchissimi. E ce l'hai per accendere? Sì. Questa è una bella domanda, certo che abbiamo preso in considerazione questa opportunità, anche perché per me è stata una cosa molto bella, molto emozionante, valeva la pena farla. Certo che in questo momento il gruppo si è dato degli obiettivi diversi, cioè quello di riuscire a fare una buona tournée, a fare dei bei concerti, i concerti che abbiamo sempre fatto. Noi cambieremo il mondo come siamo all'inizio del tour, il disco è appena uscito praticamente, quindi l'esperienza di Faenza è stata rivelatrice dal punto di vista della possibilità che potremmo avere in determinati ambiti, in determinati campi. Più forte che voi. Si guadagna suonando dal vivo, e allora si riesce a fare quello, il make up living, cioè sono un po' di reddito. E non c'è il dubbio che il peer-to-peer distrugga il mercato discografico, ma ben venga, distruggiamo il mercato discografico, distruggiamo le multinazionali, il capitalismo, e viva il socialismo e la libertà. Io sono convinto di questo, il successo è sempre un pochino un po' la cifra della bontà delle cose che fai. Se nessuno ti ascolta, chi te lo fa fare, insomma, di fare quello che fai? Però non c'è dubbio che la dignità intrinseca resta, insomma, cioè uno può anche non venirmi ad ascoltare, io comunque faccio la mia musica. E io auguro a tutti quelli che fanno qualcosa di valido, di buono, che hanno qualcosa da dire, che hanno anche assunto le competenze per riuscire a farlo bene, per essere convincenti. Auguro a tutti quanti di emergere. Non è facile soprattutto in un paese come il nostro, dove la musica è,
sotto il controllo, no? Delle grandi multinazionali, dell'intrattenimento, dello spettacolo. Li veicola sempre i messaggi politici e sociali. Cioè, li veicola la Pausini, Ramazzotti, Vasco Rossi, Zucchero, così come noi. Probabilmente il segno politico di ciò che viene veicolato è diverso. Cioè, noi facciamo musica per far pensare alle persone, per porre delle domande, per fare una riflessione in più, non una in meno. Cioè, noi non siamo qui per intrattenere, per compiacere il nostro pubblico, no? Negli ascensori o nei supermercati. Noi siamo qui per fare della buona musica, della buona musica rock. E negli anni 70 c'era il grande cantautorato, c'era il buon rock italiano, c'era la PFM, c'era il Banco del Mutuo Soccorso, c'era Bennato, c'era Ivan Graziani, c'era De André. E adesso che cosa abbiamo? Tiziano Ferro? C'è sempre un segno politico nelle cose che fai. Se lei avesse la possibilità di parlare con me e sentire ciò che penso, casomai, la Pausina non è nessuno. Strani amori mettono nei guai. Ma scusa, cioè, ha ragione Rolling Stone ad averlo eletto la grande rockstar dell'anno. Un premier politico, soprattutto un premier, un primo ministro così discusso e così malvoluto nel paese, che ne dica lui e la sua compagine politica, i suoi ascari, non dovrebbe bagnarsi nella folla. Dispiace, io sono molto dispiaciuto per lui, davvero, tanto. Pensavo di fare del balletto. Sta mio telefono, scusate. Della sopravvivenza, io e mai, e poi mai. Ho tanti guru, perché vabbè, suono la chitarra da quando sono bambino, quindi ho cercato negli anni di. Sono partito come chitarrista classico, leggendo la musica proprio da bambino. E quindi ho fatto in tempo a fare un po' di musica classica, un po' di folk di un certo tipo, sono passato per il ragtime anni 30 negli Stati Uniti fino ad arrivare a Led Zeppelin sempre da bambino e poi altre cose americane sempre o inglesi negli anni 90. Ultimamente sto ascoltando Reverendo Gary Davis, non so se lo conoscete, è un vecchio bluesman nero negli anni 50, è molto figo. Giulia è andato via e adesso siamo un quintetto, siamo in cinque, cominciamo la tournée così, vediamo come va, dovrebbe andare bene, siamo convinti che andrà benissimo. Ci sembra di capire che il nostro suono subirà dei mutamenti, sarà un po' meno noise se vogliamo, però più potente. Ci stiamo trovando benissimo con Nicola e con Tommaso, vediamo come va a finire. Se sono rose fioriranno, che Dio ce la mandi buona. Hai sentito di Tom, Tom che se n'è andato via. Questo non è uno scherzo, non è neanche una fantasia. Hai sentito